ragazzi, come lo scorso mese abbiamo parlato del primo numero di The Walking Dead, questo mese parliamo del secondo. Facciamo in modo abbastanza breve così potete seguirlo. Andiamo giusto a fare un sunto con le immagini che vi farò vedere dopo. Questo è il numero 2 di The Walking Dead, un numero che costa 5 euro al mese, si può fare, è la versione a colori. Non sono tante pagine, ma insomma, poi alla fine, se uno vuole seguire The Walking Dead, se la seguite anche in bianco e nero, può rileggerlo benissimo anche a colori. Una cosa un po' particolare, secondo me molto carina. E per chi vuole iniziare, io consiglio questa versione a colori, che è stupenda. Naturalmente si possono trovare varie ristampe, eccetera. Ma proprio perché è mensile potete, diciamo così, in qualche modo seguirla senza una spesa eccessiva, tutta in un'unica soluzione, perché magari le ristampe vengono in bianco e nero 20 euro, magari 15 euro per avere un po' di numeri. Andiamo a vedere le immagini di questo secondo numero e andiamo a analizzare un pochino, facendo un riassunto senza spoiler. E inoltre, come faccio sempre, volevo fare una piccola pubblicità al mio libro illustrato, che è questo, Pinocchio Bambino, che è il seguito ufficiale di Collodi, delle avventure di Pinocchio di Collodi. Qua abbiamo anche il logo ufficiale della Fondazione Carlo Collodi. E niente, trovate il link poi sotto se volete, insomma, farvi una bella lettura, se vi piace il mondo di Pinocchio. E questo è, ripeto, il seguito ufficiale con 30 mie illustrazioni di Stefano Sestini. Ok, ora passiamo alle immagini di The Walking Dead e il prossimo mese, insomma, parleremo anche del terzo. Io lo trovo una lettura piacevole, ripeto, mi ritrovo in una sorta di Beautiful dell'orrore. Ecco, i personaggi principali non sono tanto gli zombie, ma diciamo così, il carattere di ogni singolo personaggio che compare nella serie. Alla prossima, ciao ragazzi. Bene, siamo qui a presentarvi l'albo di The Walking Dead Color Edition, il numero 2. Ok, ricordiamo il creatore è Robert Kirkman, e all'interno abbiamo disegni di Tony Moore, e i colori di questa edizione, appunto, sono di David McCaig. Ok. Inutile dirvi perché lo sto acquistando, l'ho detto anche la volta scorsa perché ero già incuriosito, avevo già letto le prime tavole in bianco e nero, poi siccome non seguo mai dei numeri dove non si ha mai una fine, l'avevo interrotto e adesso l'ho ripreso con questo color che ve lo consiglio. Il prezzo è di 4,90, naturalmente è un pochino caro per, diciamo così, circa una quarantina di pagine del fumetto presentato, però secondo me ne vale la pena. Proprio perché è un fumetto che nel corso degli anni ha dato parecchio e, a mio avviso, almeno nelle parti principali, si può definire un capolavoro, perché comunque ha segnato un'epoca, ecco. Allora, in questo numero troviamo praticamente Rick che ritrova la propria famiglia, l'abbraccia, e anche il suo amico Shane, ok? Naturalmente, in questo episodio all'inizio c'è la presentazione di tutti questi personaggi che si ritrovano, un pochino segue la linea del telefilm, anzi, in realtà il telefilm che segue la linea del fumetto. E comunque qua troviamo dei personaggi che ritroviamo anche poi nel serial. Qui Rick inizia a, diciamo così, in quest'attimo di calma, ad avere il terrore, aver paura, no? Di quello, inizia ad avere a capire cosa sta succedendo. Prima non ne ha avuto praticamente il tempo. Diciamo che questo The Walking Dead sta proprio nella caratterizzazione dei personaggi, no? Diciamo così, il successo, a mio avviso. Qui troviamo, sì, questo primo albo si può definire, sai, la volta scorsa avevo detto che possiamo definire il Beautiful dell'orrore, ecco. Perché appunto ti tiene incollato per alcune situazioni un po' personali che succedono all'interno del fumetto. Qui qualcuno gli sta appunto dicendo di stare in guardia perché il suo amico probabilmente flirta con la propria moglie, insomma, sapete già più o meno come è andata a finire.
Qua ci sono dei dialoghi. Ecco, un pochino, in questo numero c'è un pochino più di calma, però poi alla fine succedono anche qua degli avvenimenti. C'è la scena bellissima dove a un certo punto Rick si accorge che c'è bisogno di più armi e quindi decide insieme a Glenn, visto che è quello che conosce la città e riesce ad uscirne fuori, vanno a cercare queste armi, diciamo così. E quindi questa è una scena che si trova anche il film, questa, diciamo così, questa prova che fanno. Praticamente Rick si accorge che gli zombie fiutano gli umani dall'odore, quindi si spalmano uno zombie addosso, terrificante, insomma. Quindi la scena prosegue alla caccia di queste armi che trovano, e insomma, e poi la scena finisce con una sorpresa che non vengo a dire, così almeno seguite, andate a comprarvi questo numero. Ripeto, scena come succede nel film, nel serial, comunque quello che mi aveva fatto appassionare, ogni numero c'è una scena che ti fa venire voglia di seguire poi il numero successivo, quindi c'è un colpo di scena finale che in questo numero non vi vengo a spoilerare. Ripeto, un numero che, anche se non ci sono grandissime azioni, però quelle poche lasciano il segno, e anche questo a mio avviso è un buon numero. Ecco, qua abbiamo dei disegni ulteriori, alcune copertine alternative. Voi sapete, io ho preso questa qua normale, in realtà sono usciti anche le varie variant, che io naturalmente non acquisto perché non mi interessano. Ci sono i soliti soggetti che vengono riportati qua, insomma, abbastanza inutili. Poi c'è anche l'angolo della posta che vi fa anche capire un attimino come l'avevano presa i nuovi lettori, insomma, dell'epoca. Qui vediamo altre cover, qui un bianco e nero. Ah, questo praticamente all'inizio vi fa vedere anche carina, e questa qua è una cosa carina, il plot di come doveva essere diciamo The Walking Dead, e poi Kirkman l'ha cambiato, quindi una specie di prova di The Walking Dead, no? Di un paio di pagine, come di qua Rick compare più giovane, lei è simile a come lo è adesso, e insomma poteva andare anche così. Poi effettivamente come l'ha cambiata, sicuramente meglio. Questo è il secondo episodio, ripeto, acquistabile, insomma non è una serie che sarà lunghissima perché a colore, potete acquistare anche quella in bianco e nero. Questo formato così, diciamo così, sono 5 euro al mese, si può ancora fare anche se è sottile. Non condivido un po' questa cartone utilizzato che si rovina molto facilmente. I colori sono stupendi e boh, niente, adesso ci vediamo. Vi consiglio di seguirla se avete amato se amate la serie, se avete amato la serie, se comunque in qualche modo vi ha incuriosito, secondo me è da prendere perché comunque vi tiene incollato, ecco. E poi insomma, se nei primi due o tre numeri non vi fa piacere leggerlo, potete anche interromperlo oppure acquistare quelle in bianco e nero che costa molto meno. Ok, con questo detto tutto, ci vediamo alla prossima, ragazzi, al terzo numero di The Walking Dead a colori, il prossimo mese.